Siamo qui con il dottor Vettorazzo, il direttore del Centro Regionale Migranti. Chi siete e in che cosa consiste questo progetto? La cosa è molto semplice. Noi siamo un centro che è nato ancora nel 2004 tramite assessorato regionale. Prima c'era il dottor Zanon, oggi c'è la dottoressa appunto Donazzano, la quale ci ha dato la possibilità, tramite una sovvenzione con l'USTRA di appartenenza, che è l'USTRA 13 in questi casi, che ci ospita, a fare questi corsi. Corsi per assistenza familiare a 360 gradi. Perché dico 360 gradi? Perché non si parla solo dell'anziano, diciamo, non autosufficiente, si parla dell'anziano autosufficiente, si parla del portatore di handicap, si parla anche del bambino, perciò diciamo un'organizzazione a 360 gradi. Ci sono diversi insegnanti che a questo riguardo per le varie materie che noi diamo in insegnamento. Noi non diamo un attestato di partecipazione, ma diamo un attestato di merito. Cosa consiste un attestato di merito? Vuol dire fare un esame finale con tanto di votazione. Chi ha fatto il gruppo delle ore che doveva svolgere fa anche questo esame. Questo esame poi servirà un domani per poter essere messo in bacheca nelle varie, diciamo, organizzazioni o anche assistenti sociali o anche assessorati al sociale, i quali le persone che desiderano possono attingere. Questo attestato favorisce anche le persone in qualche ente privato, tipo casa di riposo o anche oltre che famiglie varie. A questo proposito ci sono due tipi di categorie: c'è la badante a tempo pieno, 24 ore su 24, e la cosiddetta dama di compagnia. La dama di compagnia svolge al momento un orario che va dalle 8 di mattina fino alle 8 di sera, perché c'è un costo minore anche per le famiglie, ed serve più che altro per pazienti anziani, autosufficienti. È una compagnia in più. La spesa è sicuramente minore, in quanto non dimentichiamoci che oggi come oggi, se nel 2004, che abbiamo fatto fino ad oggi più di 5.000 persone, avevamo il 90%, forse anche il 95% di donne straniere, oggi il discorso è capovolto. Oggi abbiamo un 70% di italiane, perciò preferisco fare dalle 8 di mattina alle 8 di sera, e abbiamo anche di maschietti che partecipano a questo. Forse la crisi ha portato a considerare anche questo tipo, diciamo, di lavoro.